Carenze d'organico, sovraffollamento, struttura obsoleta, disorganizzazione e mancanza di spazi adeguati dove i detenuti possono svolgere attività all'interno del carcere. Sono alcuni dei problemi che riguardano la casa circondariale di Cremona, dove oggi, su iniziativa della funzione pubblica della CGIL di Cremona e Mantova, alcuni esponenti sindacali hanno visitato l'interno della struttura ed in particolare gli spazi di lavoro delle guardie penitenziarie. Prima si era invece tenuta un'assemblea del personale dell'istituto detentivo, tra iscritti al sindacato e simpatizzanti, dalla quale sono emerse tutte le problematiche che i lavoratori si trovano ogni giorno a dover affrontare. Criticità e problematiche che erano già emerse oltre un mese fa, quando il Consiglio Comunale di Cremona si era riunito all'interno della casa circondariale. Presente alla visita anche il coordinatore nazionale della funzione pubblica della Camera del Lavoro. Abbiamo riscontrato gravi criticità intanto sul personale, carenza organica dai 3 ai 4 posti di servizio, la struttura è obsoleta, non sono stati fatti interventi nell'area vecchia per il ripristino di alcuni uffici dove abbiamo trovato la classica scodella dove piove, purtroppo nell'ufficio della sorveglianza generale. Si è evidenziata una totale disorganizzazione di quello che è il reparto, perché abbiamo trovato una figura del comandante, e nonostante sia presente un dirigente di polizia penitenziaria che non svolge le funzioni di comandante. Questo che cosa comporta? Comporta che decade la linea di comando, e questo si riversa poi su quella che è l'organizzazione del lavoro.